Buonasera a tutti. Questo evento è un evento che ha richiamato un grande interesse in città. Voi non lo sapete, ma sotto c'è una folla che vorrebbe entrare e non può entrare per motivi di sicurezza. Allora, perché un evento di questo genere richiama l'attenzione? Ce lo facciamo dire anzitutto, credo, da Monsignor Crepaldi, quale illustra le motivazioni che hanno portato a organizzare questi incontri. Buonasera a tutti intanto. Vedete che la voce è ritornata. La Madonna ha fatto il miracolo perché l'altra volta ero dissestato. Volevo dire intanto un grazie di cuore al dottor Geronzi per aver accettato di venire qui a Trieste a dire una parola nell'ambito degli incontri organizzati dalla cattedra di San Giusto. Quindi grazie di cuore. Sappiamo che lei ha tanti impegni, anche gravosi, e quindi la sua presenza qua ci onora e sarà una presenza utilissima. Io sono un po' conosciuto a Trieste, dottor Geronzi, perché ogni tanto batto il tasto dei cosiddetti valori non negoziabili. Però tra uno di questi valori è la famiglia fondata sul matrimonio indissolubile tra un uomo e una donna. E io spero che il matrimonio tra le generali e Trieste continui. Si iscriva nell'area dei valori non negoziabili e resti un matrimonio indissolubile. Questo rapporto tra generali e Trieste ha segnato la storia di questa città e io sono certo che con la sua presidenza segnerà anche il futuro di questa città. Grazie di cuore ancora. Sarà adesso il padrone di casa, il cavaliere Pavoletti, che si rivolgerà a tutti noi. Sì, grazie, buonasera a tutti. Saluto Gerisco Crepaldi che è qui con noi, che ringrazio per aver scelto la Casa dell'Economia per queste serate che ci fanno molto onore perché si sta sviluppando un discorso veramente importante. Cesare Geronzi, che ho avuto il piacere di conoscere e che ringrazio di essere qui con noi questa sera, così come Don Ettore Mainati, che è un po' l'artefice, l'organizzatore di queste serate, insieme a Romeo, che tutti voi conoscete, per cui buonasera a tutti, le signore, le autorità civili e militari presenti. Ma io non farò un discorso questa sera perché si parla di globale e locale, cosiddetto glocal. Questo glocal, le generali, ben rappresentate questa sera dal Presidente, amministratore delegato, tantissimi dirigenti importanti che sono seduti qui con noi questa sera, è l'esempio del glocal, è l'esempio di una società che pur mantenendo le radici nel territorio, in questo caso Trieste, e non solo purtroppo, dico purtroppo perché giustamente il nostro Vescovo ha sottolineato il fatto del matrimonio indissolubile, noi non siamo riusciti tanti anni fa a mantenere qui quel famoso progetto Polis, di cui oggi abbiamo Mogliano Veneto che ha 3.000 dipendenti, che dà da vivere a 15.000 persone come minimo e noi non abbiamo più nulla e questo è un vero peccato. Ecco, io per non incorrere negli errori passati, auspicherei che la politica di questo territorio, in particolare adesso che il Porto Vecchio è stato riaperto, tenga conto del progetto delle generali fatto insieme a Sale Venezia per mantenere, per dare un segno importante e forte a questa società glocal che, pur mantenendo le radici qui, si è sviluppata in tutto il mondo e per noi è onore e vanto. Io, come dire, come Camera di Commercio è quello che noi facciamo questo, cerchiamo di sviluppare l'economia delle imprese del territorio, cerchiamo di internazionalizzarle mantenendole radicate nel territorio. Noi ci occupiamo di micro, di medie, di piccole imprese. Qui noi stasera abbiamo invece una multinazionale di livello mondiale che ci racconterà un po' le loro strategie e soprattutto le loro strategie che tengono conto anche della permanenza in questa nostra città. Grazie.
Io adesso parlerò un attimo di sviluppo locale, prima di dare la parola al Presidente Geronzi, e mi avvalgo anche di alcune immagini che penso verranno proiettate adesso. Io mi sono interessato per anni e anni di ricerca e innovazione, che considero fattori importanti, motori di crescita e di sviluppo. Naturalmente queste non nascono solamente da menti illuminate, ma da un contesto stimolante. È necessario quindi che si affermi nel Paese e anche a livello di territorio delle province e delle regioni una cultura moderna che sia in favore della scienza, che sia in favore dell'innovazione, che premi la meritocrazia e faccia crescere la voglia di competere a livello globale. Bisogna quindi porsi l'obiettivo di diffondere in modo capillare nel territorio questa cultura favorevole alla ricerca, all'innovazione, alla competitività, costituendo, ove necessario, anche dei centri o poli di innovazione. Quando Polis purtroppo non decollava, decollava invece un polo di innovazione a Trieste. E mi riferisco a quella che si chiamava Area per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, di cui sono stato presidente dal 1988 al 1997, ne ho visto il decollo e la crescita, e questo è un esempio di polo di innovazione che può ancora crescere, che può ancora attirare investimenti, non solamente a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Siamo arrivati a circa 90 realtà insediate nel Parco Scientifico e Tecnologico e 2.500 addetti. Potremmo arrivare a 5.000 o 10.000 a seconda della operatività degli organi di governo. Naturalmente, come tutti voi sapete, l'innovazione è rivoluzionaria, i cambiamenti sono rivoluzionari, perché si devono mettere in discussione pratiche e soluzioni esistenti, già sperimentate. Anche le nuove tecnologie sono rivoluzionarie. Innovazione e nuove tecnologie devono perciò affrontare e superare la sfida dei cambiamenti, e quei tempi non sono quelli tecnici, procedurali, ma quelli umani, cioè la capacità di operare in tempi relativamente stretti per raggiungere determinati obiettivi. Bisogna che cresca il dialogo fra la società e il mondo della ricerca, così come i fornitori e i clienti, e lo sanno quelli che si interessano all'innovazione, determinano innovazioni di processi o prodotti delle imprese, così la società può avere un forte impatto, una guida, diciamo, sulle scelte programmatiche dei ricercatori, i quali a loro volta devono sentire quelli che sono i bisogni della società e dare a questi risposta. Naturalmente vi è una complessità notevole in questo sistema che sta crescendo. Le università non sono più università dove si consegue un titolo di studio e basta. Io sono stato anche rettore e ho visto la nascita di un Industrial Liaison Office, cioè un ufficio che si rapporta con le industrie, che abbiamo fatto partire insieme alle università di Padova, Pavia e Perugia. Abbiamo curato il trasferimento tecnologico, la nascita di nuove imprese, qualcuno di voi forse ha partecipato agli eventi di Start Cup, dove venivano presentate le nuove imprese volute dai docenti universitari. Contemporaneamente, anche in alcune imprese, soprattutto negli Stati Uniti, ma la cosa però si radicherà anche in Europa quanto prima, esistono le knowledge companies, cioè quelle che mettono nel mercato conoscenze e competenze dei propri dipendenti, a prescindere dalla produzione di beni e servizi, e quindi guardano alla qualità del personale. Entrare o creare nuovi mercati e accumulare un patrimonio di esperienze, relazioni e talenti rappresenta e deve rappresentare anche per Trieste diciamo, un'occasione per rivitalizzare il tessuto industriale e far crescere i valori dei centri di ricerca già esistenti. Di questi voglio parlare brevemente di uno soltanto, del laboratorio di luce di sincrotrone, che pochi conoscono, 450 dipendenti, opera a livello mondiale. Questa è la rete di rapporti nell'Europa centro-orientale, da Bucarest a Monaco di Baviera, a Ginevra, eccetera. Una rete molto importante. E questi solamente nel 2009 hanno avuto ricercatori che sono venuti a condurre esperimenti, circa 800 progetti, non una cosa da poco. E se voi guardate questi paesi, passiamo da Israele all'Irlanda, alla Svezia, allo Sri Lanka, all'India, quindi a pochi chilometri da qui, a Basovizza, abbiamo avuto
queste persone che venivano da paesi distanti per venire a sperimentare qui in settori che riguardano l'archeologia, la biologia, l'ingegneria, la medicina e via di seguito. Ci sono state anche due importanti analisi, una a livello regionale e l'altra a livello, diciamo, europeo, a cui vorrei fare riferimento. Pochi anni fa, Monitor Group, una società di consulenza molto nota, che opera in una ventina di paesi circa, ha indicato quali sono i pilastri e le promesse per questa regione. Fra i pilastri, le assicurazioni, evidentemente, Presidente, l'Information Communication Technology, i trasporti e la logistica, la meccanica generale di precisione, la componentistica meccanica, l'alimentare. E poi le promesse, ciò che può crescere. E questo è importante per chi eventualmente vuol fare delle partecipazioni in alcune società già esistenti. Bionanotecnologie, servizi di sanità avanzata, l'ho scritto in corsivo perché su questo puoi fare un breve cenno, nautica e diporto, ottica e strumentazione ottica, caffè, utensileria e turismo. Poi abbiamo invece un'altra analisi che si chiama Lead Market Initiative, fatta dalla Commissione europea pochi anni fa, che ha identificato quelli che sono i settori che nei prossimi anni cresceranno di più come valore aggiunto di fatturato, come numero di addetti. Sono sostanzialmente sei settori. Abbiamo quello che si chiama e-health, tutto quello che è telemedicina, medical imaging, diagnosi assistita dal computer di seguito, l'efficienza energetica, la sicurezza e la domotica. Quindi se c'è qualche impresario edile, questo lo saprà già perché abbiamo già parlato in nostra industria. I prodotti, questi sono bio-based, i biopolimeri, i prodotti farmaceutici di origine naturale, il riciclaggio, trattamento differenziato dei rifiuti, trattamento della plastica, eccetera, l'energia rinnovabile, produzione di energia eolica, se ne parla ogni giorno, pannelli solari, biomassa, e poi i tessuti, gli abiti con effetto protettivo. Non cito casi specifici, ma quando il gruppo Generali è intervenuto nel capitale di alcune società che operano a Trieste, anni fa, quando ancora non c'era questa indagine della Commissione europea, è intervenuto proprio nel settore dell'e-health, della telemedicina, in una società, io li ho conosciuti quando erano in, c'è qua il fondatore anche in sala, erano in quattro, adesso sono in 1500 circa, operano in 12 paesi europei, in India, dovrebbero essere accompagnati in Cina, eventualmente se il socio Generali aiuterà anche in questo senso, e poi è intervenuto in un'altra società che si interessa invece in quello che è il recycling, quindi ha fatto delle scelte strategiche molto interessanti, e poi è intervenuto una società, una piccola società che sta in area Science Park, che si interessa invece di software per e-learning, per l'insegnamento a distanza. Quindi scelte strategiche fatte dal gruppo Generali interessanti, speriamo che possano continuare. E finisco con questa immagine. Questa immagine è presa dalla rivista Fortune, 4 anni fa. Le dimensioni dei caratteri, il colore dei caratteri per le diverse città, sono 229 città, dicono se queste città hanno delle cosiddette global companies, e quali, in inglese si dice, diciamo, le revenues, cioè le entrate di queste global companies sono. Guardate, Trieste è la seconda dopo Roma in Italia e ha le dimensioni e il colore di Detroit, di Chicago e di altre città abbastanza note. Fortune non lo dice, ma io credo che questo sia dovuto al fatto che in questa città c'è Generali. Quindi anch'io, come diceva Monsignor Crepaldi, ritengo che il matrimonio fra Trieste e Generali deve essere un matrimonio assolutamente indissolubile. Grazie. Buonasera, grazie. Innanzitutto, Monsignor Crepaldi, per aver voluto darmi l'onore di partecipare a questo ciclo di conferenze
alle quali lei ha dato un tema e un filo rosso che ha, con poche parole, indicato. Si accorgerà dalle considerazioni che saranno fatte in questo intervento come la sintonia con il suo pensiero, peraltro a me ben noto da molto tempo, corrisponderanno al disegno che lei ha voluto tracciare. Mi permetta di dirle che secondo me lei avrà notato, come ho notato io, che il protagonista di questa serata sono le generali. Qui rappresentate in massa proprio, in modo massiccio. Quindi non vedo come possa immaginarsi una cesura tra il mondo generali e Trieste. Questo è un problema che non è mai esistito, non esiste, anzi saremo molto orgogliosi noi se riusciremo a consolidarlo ancora di più e a renderlo produttivo. Io conosco moltissime persone fra di voi, perché sono abituato un po' a girare e a conoscere gente per effetto del tempo che ho trascorso nel governo di società complesse e ovunque ubicate. C'è una ragione forse perché sia stata scelta questa sede, perché dobbiamo parlare di globalizzazione, di crescita globale e come essa si relaziona con la città e con il mondo locale. Quindi parleremo di queste cose. Mi auguro che il modo con il quale saranno espresse non sia di troppa noia, cercheremo di interromperla laddove potremmo dire qualcosa di molto più, come posso dire, di meno pesante. Lo sviluppo, Monsignor Crepaldi, è il nome nuovo della pace. Afferma la Populorum Progressio di Paolo VI, contrastando così tutte le visioni e le pseudoteorie che già al tempo di quella fondamentale enciclica sostenevano tesi oggi ritornate di attualità con la teoria della cosiddetta decrescita. Tesi, cioè, che considerano i pur evidenti limiti dello sviluppo per ragioni, innanzitutto di rispetto della natura, non come ostacoli da superare in positivo, bensì come impedimenti assoluti. Lo scopo del pontefice era, in special modo, quello di far uscire dalla fame, dall'analfabetismo, dalle malattie milioni di persone. Era l'intervento di un'altissima cattedra morale che affrontava già in quel tempo il tema della internazionalizzazione dell'economia, allora antesignana della globalizzazione. L'enciclica fa parte di quel complesso di documenti magisteriali, Rerum Novarum, Mater et Magistra, Centesimus Annus e Caritas in Veritate, che costituiscono i pilastri della dottrina sociale della Chiesa. Alla luce delle trasformazioni profonde verificatesi nell'economia e nella finanza, è maturo il tempo di una nuova e approfondita riflessione sul senso dell'economia e dei suoi fini, come vuole l'enciclica Caritas in Veritate, partendo innanzitutto dalla considerazione che i costi umani sono sempre anche costi economici e le disfunzioni economiche comportano sempre anche costi umani. Esiste una giustizia commutativa, ma anche una giustizia distributiva, senza osservare la quale è anche sull'economia che si riverberano conseguenze negative. È il bonum comune che deve essere riproposto nel nostro agire, nelle nostre finalità. È possibile scomporre la globalizzazione che è oggetto di questo, parte di questo intervento, in globalizzazione commerciale, finanziaria e degli uomini. La prima riguarda appunto i commerci, l'ambito del cui svolgimento si è ampliato in ogni parte del globo.
La seconda concerne la possibilità, attraverso l'impiego della telematica, di collegare i punti del mondo più distanti tra di loro per l'esecuzione di operazioni finanziarie. E la terza, infine, è relativa alle migrazioni. È un fenomeno, quello della globalizzazione, che ha precedenti in altre fasi della storia che hanno segnato una cesura profonda e che gli studiosi considerano come casi pur essi di globalizzazione, a partire ad esempio dalla rivoluzione industriale, ma anche da antecedenti spartiacque, quale per esempio l'invenzione della stampa. E di fronte agli effetti della rivoluzione industriale nella seconda parte dell'Ottocento e alle condizioni di lavoro e di vita di masse di proletari e di fanciulli che Leone XIII stila la Rerum Novarum, ancora oggi di formidabile attualità. Di per sé la globalizzazione e l'insieme dei caratteri che possiede e di cui si è detto non costituiscono certamente un fenomeno negativo. È il segno dei tempi, la globalizzazione può migliorare, favorendo lo sviluppo, come per esempio nei commerci, le condizioni di tutti coloro che dal fenomeno sono interessati. Ma perché si concreti in un miglioramento del benessere e nel superamento di condizioni insostenibili di vita, la globalizzazione deve essere regolata. Per tornare alla Caritas in Veritate, l'esplosione dell'interdipendenza mondiale rappresenta di per sé un'opportunità. Ma senza una guida, la spinta planetaria può concorrere a creare rischi di danni sconosciuti finora e di nuove divisioni nella famiglia umana. Occorre dunque orientare queste nuove dinamiche. La globalizzazione negli ultimi 15 anni si è ulteriormente sviluppata. Più di recente ha fatto leva sul debito e si sono così creati i presupposti per la crisi finanziaria globale scoppiata nel 2008. Sono note le cause prossime della crisi. L'operatività delle banche americane che hanno trasferito rischi crescenti attraverso il confezionamento di nuovi prodotti finanziari che noi tra di noi chiamiamo i prodotti salsiccia, fuori dall'ambito degli stessi istituti. È diffusamente conosciuta la vicenda dei mutui subprime, che si è potuta realizzare perché hanno concorso una politica monetaria lungamente espansiva, troppo fiduciosa delle prospettive della new economy, un abbassamento della guardia nella regolamentazione e nel controllo degli intermediari e del mercato, l'affievolirsi dell'eticità, mentre molti sono stati abbacinati dalla facilità dei guadagni nel campo finanziario, insomma una sorta di arricevù. È mancata soprattutto la regolamentazione finanziaria a livello globale. Gli organismi finanziari internazionali, Fondo Monetario, Banca Mondiale, Organizzazione Mondiale del Commercio, non dispongono tuttora delle necessarie attribuzioni, nonostante che da tempo si invochi un nuovo ordine monetario internazionale. Per di più, spostata una gran parte di attività finanziarie fuori delle banche, se ne è mascherata l'entità, tanto che si è alla fine parlato di un sistema bancario ombra, formatosi con questa esternalizzazione rispetto a quello tradizionale. Un sistema shadow banking che ha riguardato pure quelle attività finanziarie istituzionalmente extrabancarie, mi riferisco agli hedge fund, ai derivati, eccetera. Così si è sviluppata la crisi, il cui innesco si è avuto quando negli Stati Uniti si è sgonfiata la cosiddetta bolla immobiliare, con ripercussioni a catena nella finanza. Hanno concorso gli squilibri tra diverse aree del mondo, il mancato salvataggio pubblico negli USA della Lehman ha inferto il colpo di grazia rendendo ancora più virulenta la tempesta perfetta. Dalla finanza la crisi si è trasferita poi all'economia reale, da questa nuovamente alla finanza e di qui al debito sovrano. Se ne parla oggi come questione centrale. Essendo gli stati impegnati in eccezionali interventi di sostegno degli intermediari bancari e nella reazione alla recessione con il tentativo di alimentare la crescita. È seguito un periodo di frequenti convocazioni di vertici internazionali per intervenire sulla crisi.
G7, G20, Financial Stability Board e a livello europeo Eurogruppo ed Ecofin. Il primo punto affrontato è quello della introduzione di nuove regole e di una possibile forma di governance globale. Di fronte all'iniziale prospettiva di una nuova Bretton Woods e della formazione di un nuovo corpus di norme di diritto internazionale, il cosiddetto Global Legal Standard, si è a poco passati nei vertici internazionali alla discussione di più limitate misure, concentrate nell'operatività delle banche, a cominciare dall'accordo sul capitale degli istituti di credito noto come Accordo di Basilea III, dalla disciplina dei derivati e degli hedge fund, per passare alla nota questione del too big to fail, delle banche cioè troppo grandi per fallire, e della SIFI, le Systemically Important Financial Institution. Il Financial Stability Board ha positivamente elaborato una notevole massa di raccomandazioni e di indirizzi che ora gli Stati dovrebbero recepire nei loro ordinamenti. Muovono tutti dalla considerazione che è sulle banche causa fondamentale delle crisi, che occorre intervenire per rafforzare il loro capitale, ridurre i debiti e contrarre l'esposizione ai grandi rischi. L'architettura finanziaria internazionale, fondata sul Fondo Monetario, sulla Banca Mondiale, sull'Organizzazione Mondiale del Commercio e sul Financial Stability Board, nonostante le lunghe discussioni, non ha prodotto granché, a eccezione di quanto ha fatto il Board della stabilità finanziaria e delle decisioni sui paradisi fiscali adottate dal G20 di Londra nel 2009. Il vertice del G20 di Seul, nel quale erano state riposte molte aspettative, ha prodotto un risultato deludente, non essendo riuscito ad assumere una linea netta sulle necessità del coordinamento delle politiche economiche delle diverse aree monetarie. Torneremo più spesso su questo argomento. È grave che mentre tutti riconoscono che la globalizzazione richiede una valida governance, l'esigenza di un tale coordinamento non sia avvertita neppure per corrispondervi con un minimo almeno di strumentazione. La delusione indotta dai risultati del vertice è emersa anche nelle parole di Benedetto XVI. La crisi economica in atto, di cui si è trattato anche in questi giorni nella riunione del cosiddetto G20, va presa in tutta la sua serietà. Essa ha numerose cause e manda un forte richiamo ad una revisione profonda del modello di sviluppo economico globale, ha detto il Pontefice. Il comunicato finale del G20 assume impegni generici contro il protezionismo, contro il ricorso alle svalutazioni competitive, per una indeterminata elaborazione di indicatori sugli avanzi e sui disavanzi commerciali da curare da parte del Fondo Monetario per eventuali interventi in casi da definire. L'unica misura concreta approvata però riguarda Basilea III. Il vertice ha poi ratificato l'accordo che prevede una maggiore presenza dei paesi emergenti nella governance del Fondo Monetario Internazionale, una decisione importante, ma che non si può esibire come riforma di questo organismo, le cui funzioni restano immutate, così come quelle della Banca Mondiale, quindi così come sono nate, sono adesso. Torna qui la notazione contenuta nella Caritas in Veritate, secondo la quale gli organismi internazionali dovrebbero interrogarsi sulla efficacia dell'azione delle proprie iniziative. La crisi finanziaria ha insegnato la crucialità di una governance globale da costruire, fino all'ipotesi, di cui altre volte ho fatto menzione, della realizzazione di una sorta di embrionale banca centrale globale. Sull'avvio di un tale governo non si dovrebbe ulteriormente indugiare. La crescita dei paesi emergenti, d'altro canto, e il loro recente protagonismo non possono far dimenticare la condizione dei paesi poveri, progressivamente trascurata dopo le grandi attese degli impegni del millennio.
Sembra ritornare l'antico adagio semper pauper eris, si pauper es, sulla insuperabilità dunque delle condizioni di povertà contro le quali occorrerebbe lottare più efficacemente. È scomparso dall'agenda il tema dei beni pubblici globali, l'acqua, la difesa dalle malattie, dalla fame, da riconoscere a tutti, un obiettivo che aveva mobilitato intellettuali e uomini delle istituzioni agli inizi di questo decennio. Vorrà dire che la volontà politica si è isterilita, che la riflessione sulla crisi stia portando tutti nei confini nazionali, che un fecondo multilateralismo è un'utopia e che i passi verso un assetto di regole e di poteri internazionali è di là da venire? Occorrerebbe che, innanzitutto, il mondo della cultura riprendesse questi temi fondamentali per il futuro dell'umanità. La Caritas in Veritate è una formidabile sollecitazione in questo senso. Nei vertici internazionali l'azione dell'Europa, in quanto tale, è stata pressoché ininfluente. La tante volte auspicata single voice non si è fatta sentire. Subito dopo l'incontro di Seul è scoppiata la crisi irlandese. La scintilla è partita dalle banche incorse in rilevanti perdite. Si parla di 40 miliardi. Dopo lo sgonfiamento della bolla immobiliare, il governo irlandese aveva assicurato agli istituti di credito una garanzia totale. In conseguenza di ciò, l'impatto sul bilancio pubblico è stato dirompente. Si è arrivati ad un rapporto deficit-PIL al 32%. È stato necessario l'intervento del Fondo di Stabilizzazione Europeo, del Fondo Monetario Internazionale e di altri paesi per un sostegno di circa 85 miliardi di euro. Si è avviato il risanamento dell'economia irlandese con una manovra quadriennale varata dal governo di 15 miliardi all'esame del Parlamento il prossimo 7 dicembre. Non dimentichiamo che l'Irlanda è un paese di 4 milioni e mezzo di persone. È stato affermato che la vicenda, seguita da gravi fibrillazioni in Portogallo e da forti preoccupazioni per la Spagna, rischia di mettere in forse la stabilità finanziaria dell'Europa, dell'Unione Europea. Qualcuno si è spinto fino a ipotizzare l'uscita dall'euro di questo e di quel paese. Vivono evidenti difficoltà quei sistemi bancari che non hanno affrontato la profonda riorganizzazione e il consolidamento che hanno invece interessato le banche italiane a metà degli anni 90 del secolo scorso. Secolo, è ieri. Torna nuovamente in discussione il ruolo dell'Unione e dell'Eurosistema. È difficile immaginare che si possa procedere a lungo senza chiudere il divario tra moneta e politica monetaria uniche e politiche economiche differenti per i singoli paesi. Non si volle, in preparazione del varo della moneta unica, neppure darsi carico di riflettere su ciò che sarebbe potuto accadere in presenza di shock asimmetrici nell'area dell'euro, senza la possibilità per i singoli paesi di usare la leva del cambio per contrastare gli attacchi alle proprie economie. Dopo aver aderito all'euro senza affatto darsi carico di tale aporia, nell'illusorio convincimento che tarda a essere riconosciuto dai tanti sostenitori dell'adesione, questo è un giro di parole per dire che a suo tempo voi ricordate che ci furono, al momento dell'adozione dell'euro, i cosiddetti euroscettici. Ma gli euroscettici non erano persone che pensavano al futuro. Pensavano appunto a che cosa sarebbe potuto succedere quando economie divergenti avessero dovuto sostenere una moneta unica. E quindi alle ipotesi di economie e di guasti asimmetrici. Dopo aver aderito all'euro senza affatto darsi carico appunto di tale aporia, nell'illusorio convincimento che tarda
a essere riconosciuto da tanti sostenitori dell'adesione, secondo il quale la moneta avrebbe poi trascinato l'economia, ricordate la polemica e la definizione da parte dei cosiddetti monetaristi allora, i quali dicevano non abbiamo tempo da perdere, facciamo una moneta unica e poi dei corsetti stretti addosso a questa moneta avrebbero dovuto provocare un movimento virtuoso delle economie dei vari paesi, tali da coincidere. Sarebbe oggi catastrofico decidere l'uscita dall'euro. E allora l'alternativa non può non essere un progresso dei meccanismi di integrazione. Integrazione verso un governo economico, obiettivo ben diverso dalla rielaborazione in corso del patto di stabilità, ma anche un avanzamento negli strumenti di prevenzione delle crisi e di intervento ex ante, almeno nei casi di incombente contagio di instabilità. L'Europa e prima ancora l'eurosistema sono a un bivio: accrescere l'integrazione o restare fermi, con il rischio che proprio gli sviluppi della globalizzazione finiranno con il trasformare la stasi in arretramento, a danno questo di tutti. Ora occorre prevenire il contagio con un piano organico senza attendere l'aggravarsi delle difficoltà. Anche a livello europeo il tema delle nuove regole delle attività economiche e finanziarie è stato più volte affrontato. Tuttavia, al di là della nuova architettura della vigilanza che decollerà il prossimo 1° gennaio e che non è una riforma sostanziale, essendo limitati i poteri del Comitato per i rischi sistemici e delle 3 authority che sono state costituite, non sono passi consistenti. Essi non sono stati fatti. Si è intervenuti in materia di agenzie di rating e di hedge fund, ma le discipline sono deboli, scarsamente efficaci. Nulla è stato fatto in materia di derivati, dopo aver a lungo sostenuto la necessità di prevedere la loro contrattazione su di una piattaforma centralizzata, quindi con l'individuazione delle controparti. La crisi finanziaria, come si è detto, ha impattato sull'economia reale. Le previsioni della crescita mondiale sono ora nettamente inferiori a quelle effettuabili meno di 2 anni fa, essendo stimate tra il 3 e il 4%. Il mancato del coordinamento delle politiche economiche tra le grandi aree monetarie, di cui appunto abbiamo parlato prima, rischia di diventare un serio ostacolo ad una crescita mondiale maggiore. Per di più, da tempo si manifestano fenomeni di crisi degli stati nazionali. Alla globalizzazione dell'economia e della finanza tarda a rispondere la globalizzazione degli ordinamenti del diritto, per non dire delle forme di solidarietà. Anzi, siamo in presenza della crisi del diritto internazionale e del superamento delle antiche ripartizioni delle branche del diritto, a cominciare dal diritto pubblico e dal diritto privato. È questa la cruciale questione politica, istituzionale, economica e sociale dei prossimi anni. La risposta, almeno parziale, starebbe nell'affermazione dei principi della sussidiarietà in base ai quali tutto ciò che può essere fatto a un livello istituzionale inferiore non deve essere trasferito con l'accentramento a livello superiore. La sussidiarietà, un punto fondamentale della elaborazione della Chiesa, risponde alle esigenze della partecipazione, dell'autonomia, della valorizzazione della dignità della persona. Applicata all'interno del nostro Paese, nella sua accezione verticale, è alla base dell'indirizzo del federalismo fiscale, in corso di traduzione nell'occorrente corpus normativo. Ma al decentramento non possono non fare da pendant forme avanzate di cooperazione e di solidarietà a livello centrale. Si deve trattare, se se ne vogliono cogliere i frutti, di un federalismo solidale. Il disegno deve essere globale.
Sono irragionevoli le ipotesi prospettate dell'attuazione di un federalismo a più velocità che segmenterebbe l'economia e la società e in più difficilmente risulterebbe in armonia con i principi costituzionali. Ma la sussidiarietà, nell'accezione orizzontale, richiama l'esigenza della valorizzazione di attività che si possono ricondurre genericamente al cosiddetto terzo settore. C'è anche unendo insieme funzioni con una propria distinta fisionomia, quali il privato sociale, il non profit, il volontariato, le forme diffuse di assistenza fino all'economia del dono. Nella limitatezza di mezzi del settore pubblico e nelle difficoltà di non poche imprese, le attività anzidette possono acquistare un ruolo maggiore e a questo proposito auspico che abbia tempestiva attuazione l'impegno assunto dal Governo per il ripristino dei fondi del 5 per mille. Oggi si parla anche di welfare sociale, per rimarcare pure l'evoluzione che la materia della previdenza e dell'assistenza sta subendo in relazione alle crisi dello Stato sociale o dello Stato del benessere. Dobbiamo prendere atto di una progressiva trasformazione del concetto di pubblico, che non è tale solo perché è statale, ma può esserlo per la destinazione, a prescindere da chi pone in essere una certa attività. Se questa è funzionale agli interessi generali, ben può essere promossa da organismi privati che abbiano per scopo istituzionale l'utilità sociale. Il varo di un disegno di Big Society sarebbe interessante a patto che non si ritenga che si debba affermare la teoria dello Stato minimo o dello Stato guardiano notturno, considerando trasferibili funzioni fondamentali che invece non sono surrogabili, di regolazioni, controllo e di apprestamento di beni non soggetti a transazioni sul mercato. La crisi finanziaria globale non è stata anche la conseguenza di una carente attivazione da parte dello Stato, mi riferisco a quello americano, delle sue competenze? Come è noto, l'Italia ha affrontato la crisi meglio di altri paesi, ed è una realtà. Le banche italiane hanno reagito bene, molto bene. A ciò hanno contribuito, come di recente ho ricordato, la normativa primaria e secondaria che regola da un quindicennio il sistema bancario. Lo straordinario processo di consolidamento del settore attivato nel 1993, quando era convinzione diffusa anche sulla stampa estera che il sistema bancario fosse agonizzante. La tradizionale prudenza del banchiere, gli indirizzi dell'organo di vigilanza del passato e del presente, e da ultimo, ma non per importanza, lo scudo apprestato dal Governo e dal Parlamento con i diversi provvedimenti a protezione delle banche e del risparmio. Ha naturalmente concorso la politica di finanza pubblica, che ha consentito di avere le spalle coperte dalla messa in sicurezza dei conti dello Stato. Questa è un'altra cosa che va detta, va riconosciuta. Per l'Eurosistema e l'Unione Europea, tutta, è stato cruciale il governo della politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea. È una domanda che hanno fatto i giornalisti prima di entrare qui. Oggi le banche sono chiamate a preparare l'attuazione di Basilea III, a rinsaldare i presidi per la prevenzione dei rischi, a partire dal rafforzamento del patrimonio senza far mancare il sostegno finanziario alle famiglie ed alle imprese. Bisogna però dare pure dimostrazioni concrete della volontà e della capacità di migliorare la selezione del merito di credito, di riequilibrare le posizioni contrattuali tra banca e clientela, di rendere meglio spendibile immagine e reputazione, di accrescere la trasparenza. È un percorso che appare condiviso dalla professione bancaria, che ora però deve offrire le prove concrete di una volontà del genere.
il miglioramento dei rapporti con la clientela, l'attenzione ai nuovi bisogni, l'approntamento di forme nuove e diversificate nella tutela del risparmio sono impegni che incombono necessariamente anche al comparto assicurativo. È necessario che la finanza concorra allo sviluppo dell'economia. Gli interessi aziendali traggono alimento anche dagli interessi generali. Viene qui in rilievo il ruolo del profitto, come visto dal Pontefice, non certo un dato negativo. Si può dire che deve ispirare sempre l'iniziativa dell'imprenditore, ma esso non può costituire il fine ultimo. Quanto alle generali, ne parlo perché è un dovere di accountability. Dal canto loro, sono entrate nella crisi globale con esposizione ai titoli subprime assai limitate, irrilevanti per le dimensioni delle generali. Tutto questo grazie alla prudente politica di investimento e alla ripartizione geografica del portafoglio. Per la compagnia, come per le altre società assicurative europee, operanti sia nel ramo vita sia nel ramo danni, non si sono resi necessari aumenti di capitale, ma si è avuta esclusivamente una riduzione temporanea del dividendo nel 2009. Ora ci accingiamo a presentare un risultato di esercizio senz'altro soddisfacente. Magrussi, non mi guardi con l'occhio critico. Esso premia tutti coloro di qualsiasi ordine e grado che lavorano nelle generali. Dobbiamo valorizzare un tale esito ed essere orgogliosi di ciò che riusciamo a fare per noi e quindi anche per il Paese. I risultati però costituiscono uno stimolo a fare di più. Tenuto anche conto degli indirizzi delle autorità di controllo, ci apprestiamo a valutare negli organi collegiali convocati specifiche proposte di riorganizzazione interna e ad esaminare il piano industriale della società. Sono due impegni fondamentali ai quali corrisponderemo con puntualità ed organicità. Il nuovo anno sarà affrontato con un rafforzamento organizzativo ed un potenziamento delle strategie. Una volta approvata la legge di stabilità, si aprirà una fase nuova, i cui sviluppi dipenderanno molto dalla evoluzione dei rapporti politico-istituzionali. La partecipazione ai processi indotti dalla globalizzazione esige che si sia in grado di attrezzarsi sul piano della competitività, e ciò comporta che siano affrontati i nodi della produttività. Non può continuare la costante perdita di terreno in questo campo rispetto all'Europa e al contesto internazionale. Tra stabilità e crescita esiste, come da tempo sostengo, una stretta correlazione. Occorre agire su entrambe. La produttività, a sua volta, esige che si affronti il tema delle riforme di struttura, che comprendono anche quelle rivisitazioni a costo zero che riguardano l'ordinamento giuridico, le liberalizzazioni, il rapporto tra pubblica amministrazione ed iniziativa economica, la giustizia. Non si può trascurare che finora a trainare è stata la domanda estera. Non si può a lungo, però, fare affidamento solo su questa. Sono necessarie misure per una spinta propulsiva interna, operando, come si è iniziato a fare dal Governo, con i provvedimenti progettati sugli incentivi e sul Mezzogiorno ed estendendo la gamma delle misure adottate. Va intensificata l'azione antievasione già efficacemente intrapresa. L'economia sommersa avrebbe raggiunto il 20% del prodotto interno lordo. È necessaria un'azione coordinata per la sua emersione. I risultati del contrasto dell'evasione potrebbero consentire anche una revisione delle aliquote, riducendo così il carico addossato ai contribuenti onesti. La risposta ai problemi della globalizzazione, sia anche nella valorizzazione di quel capitale sociale, secondo l'accezione di Putnam, frutto di forti tradizioni di cui danno mostra le nostre città. Trieste è un caso significativo, è la migliore città in Italia secondo l'annuale indagine del Sole 24 Ore. I suoi punti di forza sono la qualità dei servizi, dell'ambiente e delle offerte culturali e per il tempo libero.
A ciò va inoltre aggiunta la sicurezza, anch'esso un punto di forza della città, come conferma una recente indagine dalla quale risulta che Trieste si aggiudica la leadership competitiva nella categoria igiene e sicurezza del territorio. Le sfide che la città ha davanti sono molte. Ancora non è ottimale la sua capacità di promuovere se stessa in Italia e nel resto del mondo. Per affrontare la crisi e la globalizzazione occorre che, come è stato sostenuto, le città e le regioni europee siano contraddistinte da elevate attività economiche basate sulla conoscenza e la ricerca, in modo da attrarre investimenti esteri, in particolare dalle multinazionali. Inoltre è importante che le città diventino globali grazie alle connessioni materiali ed immateriali che favoriscono la mobilità interregionale e internazionale del capitale umano. Trieste sembra muoversi nella direzione giusta. Le sue potenzialità sono alte. È fondamentale che il territorio faccia quindi sempre più sistema per valorizzare i suoi punti di forza e che si rafforzi la cultura imprenditoriale. Vista la posizione strategica e la centralità della città nella nuova Europa, ponte di collegamento tra ovest ed est, ma anche tra nord e sud, il tema dei trasporti è ovviamente cruciale per la città e il suo sviluppo. Sebbene un'indagine di Union Camere in collaborazione con l'Istituto Tagliacarne sulla dotazione delle infrastrutture delle province italiane abbia visto Trieste posizionarsi al 4° posto della classifica generale, ancora molto va fatto. Vi sono segnali positivi in questa direzione, come la forte integrazione tra il porto e il retroporto di Fernetti, con il nuovo collegamento ferroviario che permette di risparmiare quasi un'ora, il progetto per la nuova piattaforma logistica, lo sviluppo della grande viabilità, la creazione della terza corsia sulla 4 e i nuovi collegamenti con Milano in treno e in aereo. Ma per una città che vuole diventare globale c'è bisogno di un ulteriore rafforzamento dei collegamenti con l'estero, in primis per esempio con Lubiana, ancora di fatto irraggiungibile con i mezzi pubblici. Occorre creare nuove opportunità di sviluppo economico. In primo luogo vi sono le infrastrutture, non di trasporto, come la rete energetica e le telecomunicazioni. Anche in questo campo Trieste, secondo l'Istituto Tagliacarne, è particolarmente interessante. Nella nota sull'economia di Trieste, redatta dall'Istituto, si legge: tra le altre infrastrutture economiche, non di trasporto, la provincia giuliana presenta un'elevata dotazione, con valori indice sempre superiori a quelli delle altre province del Friuli Venezia Giulia. In particolare, il valore più alto si registra per gli impianti e le reti energetico-ambientali, le strutture e le reti per la telefonia e la telematica, le reti bancarie e i servizi vari. Per tutte queste tipologie di infrastrutture, inoltre, la provincia di Trieste registra una crescita superiore a quella media nazionale, un fattore, questo, molto importante per la competitività del territorio. Occorre, insomma, assegnare priorità anche per Trieste alle infrastrutture e alla ricerca. Concludo queste riflessioni con alcune osservazioni di sintesi. La globalizzazione esige un rafforzamento della governabilità, come abbiamo detto, a tutti i livelli e nel contempo lo sviluppo della sussidiarietà, del privato sociale, del decentramento istituzionale in una logica cooperativa e solidale. Le generali, proprio nello spirito di coesione nazionale, parteciperanno alla mostra che è in via di preparazione per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Una globalizzazione regolata e governata riduce la distanza tra paesi ricchi e paesi poveri. Una globalizzazione senza regole la accentua. L'economia deve essere al servizio dell'uomo e lo sviluppo dovrebbe comprendere non solo la crescita materiale, ma anche quella spirituale, sulle tracce della Caritas in Veritate. Il liberismo sregolato e il dirigismo statuale escono sconfitti da ultimo dalla crisi globale.
Si fa sempre più complesso il problema del rapporto tra democrazia e mercato. Il capitalismo rampante e il collettivismo sono falliti. La via da seguire è quella dell'economia sociale di mercato. La giustizia commutativa e l'etica non sono fattori che sopravvengono dopo che il mercato ha svolto le sue transazioni. Sono, debbono essere, fattori intrinseci all'agire economico. L'homo economicus non esiste in natura, è solo un modo per studiare in vitro i fenomeni economici. Ma accanto a quello economicus c'è, come ricorda Pareto, l'homo politicus e l'homo religiosus. Le complessità dell'economia e della società non sono riconducibili alla meccanicità dell'operare dell'homo economicus. Oggi tutti siamo chiamati ad una prova concreta, alla crisi che colpisce molti paesi europei e ai gravi rischi di instabilità finanziaria occorre reagire tempestivamente. Bisogna prevenire ogni ipotesi d'attacco alla moneta unica. A essa, pur essendo stata costruita, come abbiamo rilevato, con un processo che presenta pecche di cui molti resistono a fare ammenda, è legato il nostro futuro, le prospettive delle nostre economie. Occorrono però riforme nell'architettura finanziaria dell'Unione. In particolare bisogna rafforzare l'eurosistema e dotare le istituzioni comunitarie di un piano anticontagio generale. Non va perso altro tempo nell'affrontare il caso del Portogallo e contestualmente bisogna procedere a livello europeo su due versanti, delle riforme strutturali e dell'impulso alla crescita. Non sembra opportuna in questo quadro un'uscita oggi dalle misure non convenzionali di politica monetaria. Ne abbiamo parlato prima quando abbiamo parlato del funzionamento e del come ha funzionato la Banca Centrale Europea. È stata dunque opportuna la decisione assunta oggi dalla BCE di non attivare il rientro di tali misure. Le parole di Jean-Claude Trichet sulle tensioni debbono far riflettere tutti e confermare le esigenze di tenere la guardia alta. A livello globale bisognerebbe finalmente fare ciò che non si è riuscito a fare neppure a Seul. Un coordinamento tra le diverse aree monetarie ed economiche, Il fatto che la crisi in Europa, se si dovesse aggravare, non sarà priva di impatti fuori dal vecchio continente, dovrebbe illuminare tutti per riprendere la via del coordinamento. Al nostro interno dobbiamo affrontare i temi della produttività e della competitività, intervenire con un approccio riformatore, in particolare nel terziario, nel welfare e nel settore pubblico. Così potremo dare risposte e speranza ai giovani, alle famiglie, al lavoro in genere, alla ricerca. Una crescita tra l'1,1 e 1,2% non è adeguata a contrastare la disoccupazione che è giunta all'8,6%, il punto più alto dal 2004, e per ridurre dunque anche la precarietà, lo scoraggiamento, l'inattività diffusa soprattutto tra le giovani generazioni. I fondamentali della nostra economia sono complessivamente rassicuranti. È stata compiuta un'operazione molto apprezzabile per il controllo della finanza pubblica. Il momento istituzionale è compresso e delicato, occorre affrontarlo con serenità. Tocca all'Eurosistema e all'Unione impedire che sia messa in forse la stabilità monetaria e quella finanziaria dell'area. Senza la moneta unica non c'è avvenire. È una ripetizione, ma è così. Essenziale è la preservazione di un assetto di stabilità istituzionale, economica e finanziaria. Non possiamo, tutti noi dell'Unione Europea, passare alla storia come coloro che non sono stati in grado di controllare e capovolgere in positivo una forte turbolenza che ha in sé i presupposti dell'effetto alone. La speranza, nel tempo dell'avvento nel quale si inscrive questo ciclo di conferenze, e che governi e istituzioni alla fine riescano a prevenire il materializzarsi dell'instabilità, avendo di mira il buon comune. Grazie.
grazie, grazie di cuore, ringrazio tutti per aver partecipato a questa serata, grazie Presidente, è stata veramente non una conferenza ma una appassionante lezione. Devo dire io che sono un cultore della dottrina sociale della Chiesa, dove la razionalità economica si è ben sposata, la categoria del matrimonio va di moda stasera, con la cosiddetta razionalità etica, e questo mi sembra il tratto distintivo e significativo della sua lezione. Grazie di cuore e buon viaggio, e io le do un piccolo dono. Presidente, permette anche anch'io di dire un dono, sarà pesante, ma visto che lo staff è corposo, è la storia della Camera di Commercio di Trieste dei 250 anni, per cui c'è tanto di generale. Grazie, grazie infinito.